Difficile spiegare come mai, sarà forse merito della pubblicità, ma la PostePay è la carta ricaricabile più usata tra i giovani italiani. E naturalmente il primo dubbio che viene in mente prima di accingersi nel viaggio oltremanica è: ma la mia PostePay funzionerà a Londra? La risposta è sì. La PostePay funziona senza alcun problema a Londra. Esistono però delle limitazioni di utilizzo e per questo motivo è molto importante vedere questo video. Ma prima di tutto, sigla! Scopriamo assieme come funziona. Esistono molti modelli della carta PostePay e dobbiamo quindi prestare molta attenzione. Infatti, c'è un circuito Visa, Visa Electron e Mastercard. La differenza tra i tre circuiti è che la carta Visa e Mastercard riportano il vostro nome e cognome in rilievo e sono a tutti gli effetti una carta di credito. Queste tipologie di carte sono accettate in tutto il mondo e non avrete mai difficoltà ad utilizzarle. Il modello però più comune e diffuso tra i giovani è quello della carta ricaricabile. Questa tipologia di carta è quasi sempre accettata, però può capitare che in alcuni ristoranti o negozi venga guardata con un po' di sospetto. Il problema è che non riportando in rilievo il vostro nome e cognome dà una sensazione di minor sicurezza e in una grande città come Londra tutto è possibile. E SCIM stanno per tutta parte. Tenete in qualsiasi caso sempre un documento a portata di mano perché spesso e volentieri vi verrà richiesto. Ricordo che la carta d'identità non è vista così di buon occhio e viene data molta più importanza alla patente in formato europeo o al passaporto. Ma quanto costa prelevare all'estero con la PostePay? Ci sono limiti di prelievo all'estero? La PostePay ha dei limiti di transazioni di prelievo che si applicano anche a Londra. È molto importante ricordarsi di questi limiti, i quali tengono in considerazione il cambio di prelievo applicato. Per esempio, se il tuo limite giornaliero è di 250 euro, potrai prelevare circa 180 sterline al giorno. Il mio consiglio è quello di non affidare tutte le vostre speranze di prelievo ad una sola carta ricaricabile, soprattutto se è una PostePay. Può capitare infatti che la carta non funzioni e rischiate di rimanere a piedi senza soldi. Purtroppo moltissimi ragazzi hanno solo una PostePay con loro e quindi forse non conviene portarla sempre così, quindi se avete la possibilità di lasciarla in camera vostra, fatelo. Tenete conto che in caso di furto o di utilizzo fraudolento della carta, molto spesso non verrete rimborsati, quindi state attenti. È anche importante sapere che le carte come la PostePay, che quindi non presentano nome e cognome in rilievo sulla carta stessa, non vengono sempre accettate all'estero, soprattutto per spese superiori alle 200-300 euro. Quindi state molto molto attenti. Hai smarrito o ti hanno rubato la PostePay a Londra? Puoi bloccare la carta o chiederne la sostituzione o il rimborso del saldo residuo telefonando ai seguenti numeri che vedi qui sotto. Queste linee telefoniche funzionano 24 ore su 24, quindi in caso di smarrimento chiamate subito. Se questo video ti è piaciuto, metti mi piace e lascia un commento. Attiva le notifiche cliccando sulla campanella accanto al tasto iscriviti se guardi questo video su YouTube. Oppure, se lo stai guardando su Facebook, metti mi piace sulla fanpage e ricordati di cliccare sul tasto Mostra per primi. Per oggi è tutto, ci vediamo al prossimo video e ciao!